Ciao a tutti e bentornati sul canale sulle lettere in Francoforte del Principino Claudio Marchisio. L'ultima puntata abbiamo assistito a questo casino successo anche con la nazionale, appunto, perché, ripeto, siamo andati avanti vedendo le qualificazioni per poi far domanda all'Eintracht, una delle squadre del mio cuore in Germania, e ci hanno preso. Quindi porteremo avanti fino a fine stagione almeno questa doppia avventura. In questo episodio vedremo le partite dell'Eintracht Francoforte contro l'Eintracht Braunschweig, valevole per il terzo turno di DFB-Pokal, poi le partite contro Hoffenheim e Köln di Bundesliga. Vediamo un attimino intanto la classifica. Noi siamo all'ottavo posto, quindi poco fuori la zona Europa, e ho anche messo, insieme una squadra, nel senso che la scorsa puntata avevo detto che avrei puntato sulla difesa 3, o meglio, che la squadra era molto incentrata, molto costruita sulla difesa 3. Alla fin fine, invece, ho deciso di optare per un 4-4-2 standard, per dei semplici motivi. Allora, in primis, ci mancavano centrocampisti centrali di qualità per mettere un centrocampo a 5 con il trequartista. Il trequartista è dovuto essere Kamada. Però in quel caso avremmo avuto soltanto due uomini in attacco, mentre io Kamada lo vado a utilizzare come attaccante riserva. Insomma, contando che il mercato è appena finito da qualche giorno, insomma, non posso agire molto sul mercato, sono sugli svincolati, ma è inutile come cosa. Quindi la squadra scendere in campo contro il Braunschweig sarà Trapp, Touré, Ilsanker, Integer, Willems, Gonsalves, Barkok, Sow, Kostic, Jovic e André Silva. Andiamo a vedere un po' come va. Perché ripeto, questa è una partita veramente vitale perché comunque dobbiamo assolutamente vincere e continuare a vincere, riprendere il trend delle vittorie anche perché se siamo poco sotto la zona Europa, però dobbiamo andarci, perché questo è l'out-out che mi ha messo dirigenza, quindi dovete assolutamente accedere all'Europa. Vediamo ora quindi la formazione del tecnico Thomas Schneider che mette in campo Dornbusch, Kammerbauer, Ziegler, Berendt, Nicolau, Vidra, Kroos, Otto, Kobylański, Abdoulaye e Jindong Won. Quindi andiamo dritti agli spogliatoi, ovviamente. Stringi i pugni e dobbiamo vincere. Insomma, questo è il discorso. Ah, signore mio, allora manda il vice. Qui dopo devo cambiare anche le impostazioni. E andiamo così, vediamo un attimino come si mette questa partita. Trapp per Ilsanker, un centrocampista centrale adattato al difensore centrale vista la fisicità e la visione di gioco. Sow per Kostic. Kostic che nel calcio reale sembra anche molto vicino alla Lazio. Kostic prova il tiro! Filip Kostic, mamma mia, prima rete della stagione, un gol da antologia. Veramente un'ottima partenza contro gli altri colleghi dell'Eintracht. Sow smista bene, dicevo, Kostic sembra anche molto vicino alla Lazio. Non so quando vedrete questo video, magari poi ora che lo pubblico sarà già della Lazio, però quando registro si vocifera che Kostic possa essere molto vicino alla Lazio in prestito con diritto di riscatto di 20 milioni. Sono incontrati i due presidenti, sì, i due presidenti si sono incontrati o comunque i due DS. Però abbiamo un XG di 0,08. Loro 0-14, ma stiamo vincendo noi. Il Sanker, palla lunga, ma Berendt, diciamo, brutto passaggio da parte dei nostri difensori. Vidra, anzi di Sow, se non erro. Kammerbauer per 8. Vidra incontrato da Sow. Kammerbauer per 8. 8 per Kobylański. Kobylański per Kroos. Fuori gioco, però. Netto fuori gioco. Sul passaggio del centrocampista, adesso stanno facendo la review, però era netto. Se non netto, io l'ho visto netto perlomeno. Abbiamo la revisione del VAR, rete annullata per fuorigioco, ovviamente. E vediamo se ha avuto l'occhio di falco oppure era netto. Sì, netto, netto. Cioè, veramente un fuorigioco super netto. E giustamente è stato fischiato il fuorigioco. Però dobbiamo migliorare, ragazzi. Kostic. Per Willems devo anche lavorare al rinnovo perché quando sono arrivato io era cedibile, quindi non mi ha voluto rinnovare il contratto. Palla lunga, ma Berendt arriva prima sul pallone per Dornbusch. Dornbusch
Jovic va in pressing, palla lunga. 8 difende la palla col corpo su Kostic. Gidon Wan per cross. Cross largo per Abdullahi. Bravo Sow. Il ruolo di Sow è quello di prendersi i palloni, di rubare i palloni. E così deve fare. Il Sanker, palla lunga per Jovic. Ma ancora queste palle lunghe. Mamma mia, che cosa brutta. Cross, bravo a Mitre per Gonsalves. Gonsalves dietro per Trapp. Quando leggo questo nome vorrei veramente parlare con l'autotune. Trapp per Jovic. Ho finalmente un passaggio giusto per Jovic. Jovic scatta 1-1 contro Dornebusch. Dornebusch, battuta Dornebusch. E Luka Jovic, quinta rete di stagione. Ed è 2-0. Eintracht Frankfurt. Veramente ottima partenza. Trapp per Jovic. Berendt questa volta sbaglia l'intervento, lascia rimbalzare il pallone, Jovic, boom, come un segugio a branco, appunto, il pallone. E ora vediamo un attimino come ci metteremo, vediamo ancora, batte dal calcio d'inizio di Braunschweig, Nicolau per Abdullahi, Abdullahi, bravo Gonsalves per Barkok, Barkok per il Sanker per Hinteregger. Il nostro difensore che imposta per Andre Silva. Colpo di testa per Ziegler. Kammerbauer. E Dornbusch. Kammerbauer. Dornbusch. Palla lunga. Ma bello Touré. Antici Abdullahi. Ah, questo rimpallino. Gonsalves. Perché sei andato di prima quando potevi controllare il pallone? Abdullahi. Abdullahi per Cross. Cross per Vidra. Vidra per Nicolau. Nicolau ancora per Cross. Il mio amato Felix Cross, protagonista del Copenaghen di Football Manager 2020. Per 8, bel gol di 8. Assist di Felix Cross. Abbiamo troppo cincischiato, troppo cincischiato. Qua voglio mettere equilibrata perché non siamo una squadra da positiva. Ovviamente da positiva. Vado anche a comunicare un pochino, vado a incitare la squadra. Kammerbauer per Kobylanski. Kammerbauer in mezzo. Colpo di testa di Abdullahi. E palla nelle mani di Trapp. Madonna mia, oh, tutti loro questi lanci, tutti loro. Vai, sì. 2-2. Dal 2-0 al 2-2. Signore mio, con questi lanci lunghi, santo Dio, fatemi vedere in istruzioni. Non dovete, porco mondo, in transizione. Passaggio qui perché non in possesso, non dovete fare lanci lunghi. Calcia alla corta. Basta. Questi lanci lunghi ci hanno, più corti, ci hanno veramente fregato. Dal 2-0 al 2-2. Si lanci lunghi per la difesa, porco mondo. Stiamo buttando via la vittoria. Ah, signore. Allora, io però qui, mani sui fianchi. Ora tornate in campo e fate il gol che ci porta alla vittoria. Andiamo così. Vediamo un po' come si metterà la partita. Intanto vado a domandare di più. Però qui qualcuno sta giocando veramente male male. Purtroppo abbiamo anche dei riserve un po' meh, un po' così. Allora, chi che sta giocando male? Barkok e metto Rustic, anche se non è proprio del ruolo. E al posto di So, no, al posto di Gonsalves metto. Allora, facciamo così. Rustic qui e Rode qui a fare il centrocampista centrale. Però metto centrocampista centrale naturale a supporto e non regista perché Rode non lo sa fare neanche sotto tortura. Andre Silva sta facendo schifo e mettiamo Kamada come seconda punta. Ora vediamo così un pochino come va a rendere la squadra. Nicolau per Cross. Cross per Nicolau. Nicolau per Abdullahi. Abdullahi per Cross. Gidon Wong. Per Kobylanski. Oh, noi ragazzi facciamo schifo sul pressing. Cioè 20 persone su una persona e poi su un giocatore e poi lascio uomini liberi a volontà. Nicolau per Cross.
cross in mezzo per Jidongwon. Jidongwon dietro per cross. Ma sì, facciamoli giocare, vai. Oh, meno male che trap. Però qui, ragazzi, c'è qualcosa da fare. La fronte difesa palla al piede. Ok, abbassiamo il ritmo di gioco. In transizione, tornate. In possesso. Abbassiamo un po' la linea di ingaggio. E vediamo così un po' come va. Calcio d'angolo per il Braunschweig di Kobylanski. Il Sanker stacca. Però ragazzi, mamma mia, che patema d'animo. Allora, domanda di più. Provo a tornare rischio, me la vado in positiva. E vedo un pochino se riusciamo. Perché, beh, la partita è da pareggio, più o meno. Ber per... Bravo, bravo. Ci arrivi, Kamada? Grazie, Kamadino. Kamada, palla lunga. No, perché mannaggia il diavolo queste palle lunghe di... Oh, santo Dio. Kievski, questi passaggi lunghi. Abbiamo sputtanato una vittoria per questi passaggi lunghi di... Kievski per Jidongwon. Jidongwon. Pressing zero. Zero. Pressing zero. Chiesi per cross. Cross per Kobylanski. Abdullahi. Per Mastalli vicino. Pareggio sicuro. Anzi no, sì, pareggio sicuro. Il gol di vittoria sicuro, però palla fuori per fortuna. Dobbiamo anche lavorare sulla tattica. Ci sta alla fin fine. Solo che mi rode perché eravamo in vantaggio di 2 gol. Eravamo in vantaggio di 2 gol. E il discorso di buttare via questa vittoria così, questa vittoria così che ce l'avevamo in mano ce l'avevamo. Ah no, questa è la DFB Coppa Car, ragazzi. Ah, arrivati già tutti. Porco mondo. Bene. Oh, santo cielo. Bene. È vero, la DFB Coppa Car questo qui. Quindi... andrebbe i rigori sicuro e quindi le due squadre sono spompate. Io non so se adesso possa fare un altro cambio, onestamente. Io a un certo punto ci provo, vediamo un pochino e vado in tattiche. Vediamo Ek com'è a rigori 14. Zuber com'è a rigori 10. Me. Allora, vediamo. Io posso andare a togliere Willems rigori 8. Poi Touré rigori 10, Interregger rigori 11, io vado a togliere Willems e vado a mettere Ek. Vabbè, non conviene fare altri cambi, lasciamo così. Confermiamo e almeno abbiamo un rigorista in più. Ora, sistemi rigoristi ve li faccio vedere. Gli 11 addetti appunto ai penalties saranno nell'ordine Rustici, Jovic, Kostic, Ek, Interregger, Kamada, Sow, Touré, il Sanker, Rode e ovviamente l'ultimo è Trapp. Ovviamente stringi i pugni, dovremmo vincere i rigori. E andiamo così. Parte il Braunschweig con Kobylanski. Dagli Trapp, spiazzato invece il portiere nostro. Mamma mia, mamma mia. Ora si appresta Rustic. Col mancino Rustic, boom, spiazzato anche Donnerbausch, se non erro si chiama così. Ora tocca a Nicolau, anche lui col mancino. Ancora una volta Trapp, mamma mia. Trapp se ne ha pippe i rigori. Dai Jovic, non ci tradire, non ci tradire Jovic. Spiazzato anche Donnerbausch. Bellissimo rigore. Ora Jidongwon. Bella trap. Jidongwon. Sbaglia il primo rigore. Ora dai Kostic. Devi segnare a tutti Kostic, mio caro. Col mancino. Boom, un centralone. E Donnerbausch si butta però sulla sua destra. Abdullahi col destro. Altro centralone. E ora il rigore decisivo. Guarda caso del neo entrato. Hack. Dai a Margherita, faccio vedere le stelle. Disegna l'ellittica. Sì! E Margherita Hack segna. Siamo passati al prossimo turno di DFB Pokal. Grazie al nostro Hack. Bella vittoria, ragazzi. Ragazzi, qui dobbiamo andare così per... Diciamo,
assolutamente rialzare il morale, dobbiamo rialzare il morale senza sì e senza ma. Ora devo ovviamente mettere a posto impostazioni per le interviste, perché io le pre-partita non le voglio fare, e neanche le post-partita, se non quelle in conferenza. Quindi adesso ci vediamo direttamente per la formazione, per vedere gli 11 che scenderanno in campo contro l'Hoffenheim. Siamo ora pronti per scendere in campo contro l'Hoffenheim, e questi sono gli 11 titolari che scenderanno appunto sul rettangolo verde. Fondamentalmente la formazione che scese in campo contro l'Eintracht Braunschweig, l'unica differenza è che sulla sinistra al posto di Kostic c'è Hack, perché Kostic non è proprio in forma, è un po' stanchino, quindi abbiamo deciso, di mettere appunto in campo Hack. Volevo anche dirvi una cosa per quanto riguarda Willems. Willems non vuole rinnovare, non considera la squadra come un progetto futuribile per lui, quindi se ne andavi a zero, purtroppo. E il giocatore che hanno ingaggiato in suo luogo è esattamente lui, Christopher Lenz, che comunque, se non ero, anche un po' più giovane, e non mi sembra male, devo dire. Non può fare anche il centrale, un 80 buona fisicità. Non mi sembra male, forse anche un po' più equilibrato di Willems, perché Willems è molto offensivo, però purtroppo ha le sue pecche. Arriverà anche Aleksandar Dragovic. Questo sì che mi piace. Un giocatore già nel pieno della sua forma, diciamo, della sua carriera, 29 anni, ci sta. E poi anche, arriverà anche Höfer. Oh signore mio, ma chi è? Chi è che l'ha ingaggiato? Mamma mia, pessimo. E poi anche Ali Akman, non è male, terminazione 12-16, guardate qui, interessante, una giovine punta per noi. Comunque andiamo a vedere appunto la formazione dell'Hoffenheim e poi dritti verso la partita. Leonardo Jardim, Schiera, Baumann, Kaderabek, Akpoguma, Hübner, Stafilidis, Rudi, Geiger, Skov, Gacinovic, Sessegnon e Kramaric. Beh, formazione anche abbastanza pericolosa, onestamente non so perché siano 18esimi o 16esimi, 18esimi, insomma giù di lì. È una bella squadra, proprio una bella squadra. E vediamo noi, io ho modificato qualcosina anche a livello di istruzioni, perché ho messo ad esempio la linea offensiva di pressing un po' più bassa, insomma l'ho fatto un po' più conservativa, perché la scorsa partita abbiamo troppo rischiato veramente di vedere veramente un risultato allucinante quando eravamo in vantaggio di 2-0. Comunque Kramaric per Geiger per Kramaric, per Gacinovic per Rudi, bel passaggio filtrante, ma Trappari apriamo sul pallone. Trapp in possesso, vediamo un pochino, ti prego non lanciare lungo, e te pareva. Hack prende palla, ma Kaderabek lo frega. Allora, vediamo stazioni, poi voglio dire, il portiere deve passare centrali. Bravo Trapp. Il portiere deve passare ai benedettissimi centrali. Lo vuoi sapere? Devi passare ai centrali. Calcia la corta, ti ho detto, calcia la corta. Porco mondo. In contropiedi, tornate, va bene. Niente, non capisco perché i portieri si ostinano a passarli così. Lunghi, lanci lunghi, poi fatti male. Akpoguma, io ero distratto perché stavo modificando le impostazioni. Signore mio. Geiger, vediamo. Mamma mia, in mezzo a tre, ma guarda lì Willems. Willems sei? No, chi sei tu? Willems doveva essere. Mamma mia, pessimo. Ancora loro. Kaderabek per Skov. E mo ragazzi, un po' così, devo un po' testare. André Silva è il primo che rischia, è la seconda partita che sta facendo la vacca. Madonna mia. Oh, una seconda palla, ma riusciamo a fare un passaggio? Un passaggio, ma guarda, ma sembriamo là il 2-0 contro il Casal Pusterlengo. Sembra che stiano giocando. Io che cavolo faccio? Metto Barco qui, provo così un attimino.
Vediamo se può andare. Cioè, veramente deprimente. Conti i sedicesimi in classifica. Cos'è? Ricomincia il tormentone Football Manager? Che magari l'Eintracht il Francoforte mi va a vincere contro il Bayern Monaco, ma perde contro la 25esima. Williams calcio d'angolo. Andre Silva, palla fuori. Ciao, le seconde palle, scordiamocene proprio. Mai una volta che arriviamo prima. A zero in contropiede. Mamma mia. Non me l'aspettavo questa batosta così. Così no sense. Vabbè, ci può stare 1-0, ma 3-0 dopo 40 minuti. Cioè, ma guarda lì, ma si fermano. Ma si fermano. Ma guarda. Che squadre di mentecatti. Secondo me questa partita va a finire tipo 5-0, 6-0. Inter che respinge, cade Rabek giustamente. Sco. Questa partita va a finire molto male. Molto molto male me la sento. Dai, un contropiede, almeno un gol. Cerchiamo di fare. A poco, ma mi sembra Koulibaly. Gonçalves in mezzo. Williams, Gonçalves, cioè non ho parole. Williams. Vabbè che sei scazzato Williams, però gioca il pallone. No. Oh, signore mio, che boh. Sì, non so che dire. Vabbè, Gonçalves scatta sulla sinistra, molto anarchico per Barcock. Barcock allarga per Williams, bravo, almeno un gol. Come hanno rimontato quelli del Braunschweig, possiamo rimontare anche noi. Jovic per Silva. E la mette dentro, Silva. Dai, dai. Incoraggia, dai, raga. Dai che possiamo fare il miracolo. Intanto uno spogliatoio, mostrami qualcosa di diverso, ma 100.000 volte. Andiamo così. Punizione per noi. Intanto vado in positiva. Gonçalves. Pronto al tiro. Palla fuori. Allora, però qualcosina dobbiamo fare perché. Allora, intanto Diogo Gonçalves non è proprio il suo ruolo. E vado a mettere Röde. Poi, Madonna, so tolto. Chi metto? Chi metto? Vabbè, tolgo Hack. E metto Rustic. Per ora andiamo così. Anche Touré sta facendo schifo. Però ragazzi, gli uomini purtroppo sono questi. Non metto Durm perché alla presentazione mi si è rivoltato conto. Perché secondo lui fare 5 punti in più in classifica no, era no, è impensabile. Comunque andiamo così. Baumann lungo per Madonna. Interreg. Ragazzi, tutto uno senso, tutto uno senso. Non ha proprio senso il tutto. Che faccio? Vado in positiva, in offensiva, che cavolo faccio? Tolgo So, metto Rustic, ma tolgo Interreg e metto Dika. Tolgo Zuber, metto Zuber al posto di Willems. Però, ragazzi, questa è la storia. Cade Rabek per Rudi. Cade Rabek. Intervento di Rustic. Zuber. Zuber per Ndika. Ndika per Zuber. Zuber per Rustic. Anzi, Ndika per Rustic. Rustic per Rode.
Mamma mia. Che depressione. Rode. Rode il pallone. Rode Jovic. Rete di Jovic. Certo, il gol di Jovic non mi soddisfa. Batosta Eintracht. Batosta Eintracht. Intanto Jethro Williams lo metto fuori, mo. Faccio giocare in Liga. Perché no, non accetto che sia una posizione di schifo. Andiamo in vice. Una posizione di schifo e... E tu perché non rinnovi il contratto? Perché ti rode il posteriore a giocare? Io allora qui lo tolgo direttamente. Willems, metto Ndicka. Mi dispiace, caro Willems, ho tentato di recuperarti. Ndicka però non mi è tanto un fluttuante. Riesco a metterlo terzino. Un po' più centrale, Ndicka, come giocatore. E andiamo così, ripeto, salvo novità, e ci vorremmo vedere per l'ultima partita, che è quella contro il Colonia. Questa in casa e dobbiamo vincerla. Quindi ci vediamo tra poco. Ed ecco gli 11 pronti per la terza partita dell'episodio ed ultima partita, quella contro il Colonia. E loro sono di dodicesimi, tipo non undicesimi, quindi veramente uno sconto diretto. Comunque scenderemo in campo con Trapture, Ilsanker, Hinteregger, Ndicka, la prima novità, Gonsalves, Rode al posto di Barkok, So e Kostic, in attacco Jovic e Kamada, terza novità, in luogo di André Silva. Ora andiamo a vedere la formazione del Colonia e poi ragazzi dobbiamo assolutamente vincere. Ho deciso di mettere Rode come incontrista a difesa e So perché voglio una diga di centrocampo centrale che veramente picchi, che corra. Rode c'ha anche un discreto dinamismo. Non eccelso, però va bene. E quindi andiamo così. Il tecnico Gisdol schiera in campo Horn, Wolf, Meret, Chikos, Hector, Özkan, Recep Bekay, Dennis, Duda, Jacobs e Tillman. Ora, spogliatoi, stringi i pugni e abbiamo un conto in sospeso. Facciamo veramente valere questa cosa. Facciamo valere questo conto in sospeso che abbiamo e stiamo in casa e tartassiamoli assolutamente. Punizione per noi Gonsalves in mezzo per Hinteregger, ma palla respinta. E ce la fai trovare, bravo bambino mio. Gonsalves scatta. Mamma mia, che gol di Diogo Gonsalves. Primo gol in stagione. Abbiamo tirato praticamente per tutti i 39 minuti precedenti. Loro zero tiri. Tutto andato in vacca, però questo bel gol di Gonsalves, dribbling sulla destra e tiro che va probabilmente a prendere in contropiede il portiere del Colonia. Punizione per loro con Duda nel mezzo. Nessuno interviene. Özkan in mezzo. Meret palla fuori e quindi siamo in vantaggio. Stringi i pugni, facciamo così, va. Allora sono felice, così si ispirano. E andiamo avanti perché in effetti non stiamo giocando male male. Stiamo creando tanto e concludendo poco. Classico, Gonsalves in mezzo, Hinteregger spizza la palla e vai col contropiede. Tillman incontrato da non so chi, penso Ndicka, con lo scavetto gli ha fatto il gol. Signore mio, prendo anche in offensiva. E fare anche dei cambi. Allora, intanto Jovic si è fatto male. Andiamo bene. Allora, mettiamo Silva per forza così. Kamada volevo toglierlo, ma non possiamo. Kostic via che sta giocando malissimo. Mettiamo Zuber, no, Hack perché è più offensivo. Anzi, metto le ali a questo punto che mi vanno ad attaccare perché questa partita possiamo tranquillamente vincerla, indi per cui pressiamo sulle ali. Per il resto, sì, non stiamo giocando benissimo, ma neanche malissimo. E ora andiamo così, vediamo un po'. Trap, palla lunga per Röde.
vedete scambio con Sow per Hack, bella palunga di Hack per Silva, uno contro uno, uno contro uno, e Horn para. Io ora faccio così, ragazzi, io me la vado a rischiare. Me la vado a rischiare, vado a mettere, secondo me, meglio Röde o Sow, Röde più fresco, lo metto qui. Metto, e me al posto di Sow metto Barkok. Facciamo così, va. Vediamo un pochino se riusciamo a fare qualcosina, perché ragazzi, questa è da vincere. Visti anche i numeri, ci serve qualcuno dietro che ispiri la manovra, diciamo così. Facciamolo per noi. Mere respinge. Dennis prende palla. Contropiede per loro. Contropiede per loro. Contropiede per loro. Andate di sotto, non fatelo correre fino alla porta. No, meno male, ha tirato una mozzarella molto offensiva. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Mere per Shikri. Peschiri. Scusate a leggere. Recibe Kai. Largo per Wolf. Wolf. Shikri. No, oh mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Touré. Dal foro laterale per Silva, gol in extremis, speriamo. Due per Gonsalves. Due per Gonsalves. Sì! Daichi Kamada, dopo 23 secondi oltre il tempo di recupero, la mette dentro. La mette dentro Daichi Kamada. La soddisfazione del sollevante. Il risolutore nipponico. L'erede di Oli e Benji, Kamada, su bella rete di Gonsalves, su bel passaggio di Gonsalves, e la portiamo a casa. Vittoria sporchissima, sporchissima sta vittoria, ma non per questo meno importante, anzi, è una conferma. Vittoria porta vittoria, e quindi dobbiamo andare avanti così. Però dobbiamo dare continuità, non dico dalla prossima partita, perché la prossima partita abbiamo il Bayern di Monaco, e quindi sarà molto 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 dura. Poi capace che grazie FM noi andiamo anche a vincere. Ma la prossima puntata vedremo le partite contro Bayern, Werder Brema, e co i quarti finale contro l'Lipsia. E quindi, minchia, puntata tosta, però dobbiamo andare avanti e cercare di raggiungere quell'insperata qualificazione in Europa League. Se non dovessimo, ragazzi, chi è stato prima di noi ha fatto un lavoro non ottimale. Noi abbiamo comunque un po' di partite, diciamo un po' meno del giro di ritorno per saperci rifare. Vedremo che succederà. Ovviamente, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati riguardo i news del canale. Se riguarda Football Manager, che non altro, a voi un like non costa niente, per me vale tanto. Ci vediamo al prossimo video e un abbraccio da Vietro. Ciao!